L'Avvocatura Teramana si è ritrovata all'Università di Teramo per l'appuntamento annuale con i vertici del Consiglio Nazionale Forense, l'organo che rappresenta l'intera categoria degli avvocati italiani, con il suo presidente Andrea Mascherin. L'evento è stato organizzato dall'Ordine degli Avvocati della provincia di Teramo, provincia dove il numero degli avvocati è in continua crescita. A Teramo, secondo gli ultimi dati, sono 1230 professionisti, circa 400 i praticanti tra semplici e abilitati. Grave per loro il problema occupazionale. Dobbiamo considerare che l'avvocatura, come tutti i mestieri, tutte le professioni, soffre la crisi economica, quindi questo naturalmente incide e finché non usciremo dalla crisi economica è chiaro che il bacino di lavoro sarà insufficiente non solo per gli avvocati, per tutti i professionisti, per le imprese, gli artigiani, però le prospettive dei giovani avvocati certamente devono sempre più specializzarsi, sempre più trovare strade nuove da percorrere. Nel mondo del diritto c'è tutto il mondo del diritto legato all'informatica, alla privacy, il diritto internazionale, il diritto comunitario, lo stragiudiziale, le consulenze anche col mercato europeo aperto, quindi la giovane avvocatura deve probabilmente uscire da quelli che sono gli schemi tradizionali e affrontare questi nuovi orizzonti. È importante conoscere le lingue, bisogna probabilmente faticare più di una volta per fare l'avvocato, ma bisogna individuare questi nuovi spazi di mercato che vi sono ma richiedono fatica. Il tema dell'incontro con i vertici del Consiglio Nazionale Forense a Teramo ha riguardato anche il fare e il comunicare in campo giudiziario. Tra gli altri è intervenuto il giornalista opinionista Paolo Gambescia, già direttore del Messaggero, del Mattino e dell'Unità, che ha spiegato il cortocircuito che negli ultimi anni si è creato tra stampa, magistrati e avvocati, soprattutto nei casi di cronaca nera. In ambito giudiziario, per quanto riguarda la comunicazione, cos'è che non va, che non funziona proprio bene? No, non va il sistema. Non va il sistema della tutela degli imputati, non va il sistema, ma lo dico da 30 anni, del rapporto tra il mondo dell'informazione e la magistratura, non va soprattutto il fatto che spesso tesi che possono essere anche non valide dell'accusa diventano sui giornali la realtà. E poi quando invece la magistratura giudicante stabilisce che non c'era colpa, non c'era dolo, non c'era reato, il danno è fatto. Bisogna riequilibrare i rapporti tra accusa e difesa e la stampa deve stare attentissima, attentissima.